Allora, proseguiamo con l'identificazione dei nostri KPI. Abbiamo visto i KPI di categoria generale e adesso stavamo considerando quelli di efficienza, in particolare quelli relativi ai costi unitari. Non vedo particolari costi per unità di informazioni perché le informazioni qua non sono centrali. Il prossimo insieme di KPI riguarda la produttività unitaria, in particolare la produttività per unità di risorsa umana o non umana e diciamo, la produttività delle scorte e la produttività relativa alle unità di tempo. Vi ricordo alcuni esempi classici di produttività. Allora, per quanto riguarda le risorse umane e materiali, abbiamo essenzialmente l'output diviso il numero di risorse, la quantità delle risorse. Per quanto riguarda le scorte, a noi interessa andare a vedere le vendite diviso la quantità in magazzino. In realtà quindi noi non abbiamo delle vendite vere e proprie, abbiamo i pezzi di ricambio che vengono utilizzati rispetto a quelli che stanno in magazzino. Essenzialmente il turnover di magazzino. E poi in termini di tempo a me interessa capire la produttività, quanto tempo impiego per ogni revisione. Quindi possiamo andare a definire dei KPI che corrispondono a questi. Quindi, nel nostro esempio specifico, abbiamo i KPI che riguardano, a questo punto, sempre l'efficienza, ma la produttività delle risorse. Cosa mi interessa andare a identificare qui? Fondamentalmente, aumento un po', mi interessa andare a capire quante revisioni in media fa il singolo impiegato, il singolo, scusate, meccanico. Quindi, quante revisioni vengono svolte da un meccanico, ovviamente in media. Revisioni per meccanico, possiamo chiamarla, si calcola il numero di meccanici e lo si divide per il numero di revisioni. Quindi in questo caso revisioni per meccanico è uguale a
numero di revisioni, che è la misura dell'output, che avevamo definito quassù, numero di veicoli revisionati, scusate, è il contrario, il numero di meccanici, che è nm, diviso il numero di veicoli revisionati. Scusatemi di nuovo, voglio sapere il numero di revisioni per meccanico, medie. Ovviamente questa misura è una misura di alto livello. Non è detto che la revisione venga fatta da un unico meccanico, magari i meccanici sono specializzati in diversi aspetti della revisione e quindi la revisione viene fatta fisicamente da più meccanici. Questa misura qua interpreta la revisione come se fosse svolta da inizio a fine da un unico meccanico. E quindi io voglio capire quante vengono svolte per ciascun meccanico. Ovviamente questo indicatore misura la produttività e quindi la produttività più è alta, meglio è. È di tipo ratio, in quanto ci permette di fare considerazioni del tipo che la produttività può essere il doppio, in un mese può essere il doppio o una percentuale superiore al mese precedente. In realtà è un rapporto tra due conteggi, quindi non ha esattamente una dimensione. Le informazioni arrivano sostanzialmente dalla contabilità per quanto riguarda i dipendenti e dall'IRP per quanto riguarda il numero di revisioni. Noi possiamo fare un ragionamento analogo anche per le risorse non umane, quelle materiali, ad esempio gli strumenti, le attrezzature che sono disponibili. Quindi ad esempio andare a vedere quante revisioni svolgo per ogni, ad esempio, ponte. Quindi qui avrò un risorse materiali o strumenti, quante revisioni vengono svolte per unità di, diciamo, strumentazione, revisioni per strumento e quindi si calcola il numero di
strumenti barra risorse e si divide per il numero di revisioni. Quindi revisioni per strumento è uguale al numero di veicoli revisionati diviso il numero di strumenti. Connesse è uguale a numero di strumenti o risorse. E non è definito qui, ragionevolmente potremmo averlo definito tra i KPI di carattere generale che descrivono le risorse. Questo è esattamente come quello di prima, quindi più alto meglio è di tipo ratio, e la sorgente dell'informazione è esattamente la stessa. Quindi avrò da qualche informazione di inventario che è mantenuta dal sistema di contabilità gli strumenti, e dall'IRP ho il numero di veicoli che bisogna. Allora, diciamo che a me interessa calcolare l'inventory turnover o lo stock turnover, questo lo posso fare, come abbiamo visto prima, andando a calcolare il numero di pezzi presenti in magazzino e il numero di pezzi che io utilizzo, eventualmente disaggregato per tipo di pezzo, oppure lo posso fare sulla base del valore. Quindi il valore immobilizzato in magazzino e il valore utilizzato per fare le revisioni. Questo su un periodo che noi andiamo a definire. Quindi diciamo che lo facciamo sul valore, il valore dei pezzi di ricambio utilizzati per i tagliandi e il valore dei pezzi immobilizzati in magazzino. Quindi il nostro turnover del magazzino è uguale ai pezzi utilizzati, valore pezzi utilizzati diviso valore, non so cosa abbiamo messo prima sul magazzino, sì, livello di scorta, sì, valore della scorta, diciamo così. Dove più uguale valore pezzi
realizzati e VS uguale valore pezzi in magazzino. Il valore dei pezzi in magazzino può essere preso all'inizio del periodo in cui vado a calcolare i pezzi utilizzati, alla fine, a metà, oppure facendo una media di una serie di periodi all'interno. Okay? A seconda di come vogliamo andare a calcolare il valore del magazzino. Può essere un valore medio, giorno per giorno, durante il periodo. Può essere il valore iniziale, il valore finale, a seconda della scelta che vogliamo fare. Diciamo che il valore più corretto potrebbe essere una media giornaliera, non è detto che sia facile avere questo valore. Se abbiamo un sistema di gestione del magazzino diciamo automatizzato, probabilmente il valore quotidiano della scorta è disponibile, altrimenti questa informazione magari non è disponibile puntualmente in ogni giorno. Allora, questo valore ragionevolmente potrebbe essere minore di 1, uguale a 1, maggiore di 1. Se è molto piccolo, molto minore di 1, probabilmente noi abbiamo un sottoutilizzo del magazzino. Se è uguale a 1, dipende un po' anche dal periodo di tempo su cui consideriamo il valore, potrebbe essere ragionevole. Se il periodo di tempo è abbastanza lungo, vuol dire che in quel periodo di tempo mediamente abbiamo svuotato il magazzino. Noi possiamo tendere ad avere dei valori maggiori di 1 se lavoriamo con un approccio, diciamo, just in time, quindi sappiamo, cerchiamo di pianificare che cosa ci servirà e cerchiamo di contenere le scorte il più possibile. Il problema è che non è detto che sapendo che mi arriverà una particolare autorevisione tra una settimana, io so già quali pezzi dovrò sostituire. Quindi avere una scorta turnover troppo alto potrebbe portare dei problemi in termini di disponibilità dei pezzi. Quindi non c'è qui un'indicazione di che cosa è meglio e di cosa è peggio, l'unica cosa è che non dovrebbe essere troppo basso. Poi per il resto dipende fondamentalmente dalle strategie di magazzino che si vogliono perseguire. Ovviamente questo può essere considerato in maniera aggregata, considerando tutto il magazzino, oppure andando a identificare per tipologia. Ad esempio, posso andare a fare una valutazione ABC delle varie tipologie di pezzi per capire dove sto facendo sovrascorta o sottoscorta. Quindi con un indicatore tutto sommato così semplice ho già un'ampia gamma di possibilità. Mi serve per capire in generale che strategia utilizzare e se la strategia che utilizzo va bene, e andando a
a disaggregare, posso andare a capire esattamente su quali tipi di pezzi di ricambio investire in termini di scorta o meno. È di tipo ratio, non c'è, è adimensionale perché è valuta diviso valuta. Il sistema di gestione è l'ERP o eventualmente il magazzino. Il software che gestisce il magazzino. Torno al nostro schema, questo è per quanto riguarda le scorte e abbiamo poi la produttività in termini di tempo. Quante revisioni faccio al giorno, al minuto? O quanto tempo mi serve per fare una revisione, a seconda come faccio il rapporto. Quindi efficienza in termini di tempo, tempo per effettuare una revisione. Tempo di revisione, si considera il tempo di consegna di presa in carico del veicolo, il tempo di riconsegna medio. Scusate. Questo lo posso calcolare in vari modi. Un modo standard potrebbe essere: prendiamo il tempo di lavoro disponibile, numero di ore al giorno per il numero di meccanici, per il periodo, per il numero di giorni che prende in considerazione, diviso il numero di revisioni effettuate. Oppure calcolo la media per, di tempo necessario per effettuare la revisione. E faccio la media su un periodo più o meno lungo. Quindi ho due modi alternativi di calcolarlo. Uno più macroscopico, l'altro più analitico. Quindi TR uguale media di tempo di presa in carico, scusate, tempo di riconsegna meno tempo di presa in carico.
tempo di riconsegna, ETR. Uguale tempo presa in carico. Un altro modo il tempo totale. Lavorato e si divide per il numero di revisioni. Quindi in questo caso R è uguale a numero meccanici per, immaginiamo, le 8 ore al giorno per il numero dei giorni osservati diviso il numero di veicoli revisionati. Allora, tocca fare 8 ore al giorno, n giorni uguale giorni su cui viene calcolato nvr. Quale dei due posso andare a calcolare? Beh, dipende dalle informazioni che ho nel mio sistema informativo. Se nel sistema informativo registro l'ora di presa in carico, l'ora di riconsegna, posso andare a considerare il primo. Se queste informazioni non ce l'ho, faccio una stima considerando il secondo. Ovviamente il secondo tende a sovrastimare tutto perché i meccanici non sono impegnati al 100%. Okay? Quindi in generale i KPI che io scelgo dipendono dalla disponibilità di dati che ho all'interno del mio sistema informativo. Se decido che questa seconda definizione non è abbastanza precisa e voglio la prima, probabilmente dovrò andare a intervenire sul mio sistema informativo in modo che vengano raccolte anche queste informazioni. Il secondo dipende da quante richieste vengono fatte, sì. Allora, in parte, nel senso che sì, dipende anche dal fatto che io abbia tante o poche richieste, però dipende anche da quante richieste riesco ad esaurire. Perché io vado a misurare l'output e non l'input. Magari l'output non riesco a fare in un giorno, lo faccio in 2 giorni, perché ho troppe richieste o perché ho abbastanza produttività. Il primo chiaramente è molto più preciso, cioè mi dice il tempo necessario per fare una revisione.
qual è la mia produttività orale, quindi quanti output faccio all'ora. Sì, secondo ovviamente è una stima molto grossolana. Il tempo, questo è il tempo per unità di output, quindi l'interpretazione è che più è basso, meglio è. Di tipo ratio, le informazioni qua arrivano probabilmente dal IRP. Nell'altro caso le informazioni arrivano sia dall'ERP che dalla parte di contabilità e gestione del personale. Quindi questo per quanto riguarda la produttività. Se andiamo a vedere l'utilizzo, io posso avere l'utilizzo delle risorse, umane e non umane, l'utilizzo dei magazzini, l'utilizzo del tempo e l'utilizzo in termini di informazioni. E in questo caso non si applica perché comunque i processi sono fondamentalmente i processi materiali. Andiamo a vedere le risorse umane, l'indicatore che possiamo utilizzare qui è essenzialmente quanto io utilizzo i miei meccanici, ad esempio. Quanto tempo all'interno del loro periodo di lavoro sono effettivamente impegnati. Quindi numero di ore effettivamente lavorate diviso il numero di ore per cui sono disponibili per contratto. Allora, parliamo di utilizzo risorse umane. Tempo effettivamente lavorato utilizzo risorse umane qui dipende da come dalle informazioni che abbiamo a disposizione come possiamo calcolarle. E come facciamo a sapere se una risorsa umana è impegnata o no? L'unico modo di farlo è andare a vedere periodicamente se sta lavorando oppure si sta fumando la sigaretta. Okay, quindi deve esserci una qualche forma di rilevazione dell'attività. Oppure se formalmente l'impiegato può chiedere una pausa, quindi allontanarsi dal luogo del lavoro, io assumo che durante le pause non lavori, mentre invece quando è nell'officina qualcosa fa. In ogni caso dipende
pesantemente da come io vado a misurare il tempo di attività o di inattività. Per cui, ad esempio, considero il tempo speso in pausa e lo divido per il tempo di lavoro nominale. Per cui l'utilizzo delle risorse umane è uguale a 1 meno tempo di pausa diviso il tempo totale. Dottore giornaliere. L'interpretazione ovviamente è un valore che ragionevolmente sta tra 0 e 1, quindi e noi vorremmo che questo tempo fosse il più vicino a 1 possibile. È di tipo ratio, le informazioni arrivano, diciamo, dalla contabilità e da indagini a campione. In maniera analoga io posso andare a definire l'utilizzo delle risorse non umane. Immaginiamo di avere qualche strumento, io vorrei capire per quanto tempo durante il turno di lavoro questo strumento è utilizzato oppure no. E immaginiamo di avere un ponte per sollevare le auto, a me interessa capire se questo ponte viene utilizzato il 100% del tempo oppure no. Qui, ad esempio, utilizzo risorse materiali, tempo di utilizzo effettivo di strumenti / risorse. Utilizzo risorse materiali, il tempo in cui la
risorsa è utilizzata rispetto al tempo di lavoro. Anche qui, in base al tempo che considero, dovrò andare a considerare dei tempi diversi. Quindi, utilizzo risorse materiali è uguale a tempo di utilizzo diviso il tempo disponibile. Dove tempo di utilizzo è tempo in cui la risorsa è utilizzata, tempo disponibile, tempo in cui la risorsa è disponibile. Anche in questo caso è un valore compreso tra 0 e 1. Con in cui i valori prossimi a 1 sono meglio. La scala è sempre la solita, ratio, l'unità è, questa è l'idea dimensionale, i dati potrebbero arrivare da qualche sistema di rilevazione automatica oppure, molto più semplicemente, da un qualche rilevazione manuale. Dipende dal sistema che ho a disposizione. Utilizzo delle scorte, di nuovo ho la possibilità di andare a valutare quanto le scorte sono utilizzate, ma tendenzialmente l'utilizzo delle scorte si applica non tanto a casi in cui le scorte sono materiali come questo, quanto piuttosto a scorte riguardano beni materiali, quindi nel caso in cui la scorta sono i numeri di posti disponibili su un autobus, ecco, in questo caso parlo di utilizzo delle scorte. Il tempo, quanto tempo effettivamente lavoro rispetto al tempo totale, in questo caso potrebbe essere poco significativo, e l'utilizzo delle informazioni di nuovo, in questo caso in cui il processo non ha un'importante parte informativa, potrebbero essere poco rilevanti. Qualità, conformità,
in input, interna e in output. Conformità in input, posso andare a vedere quante delle richieste effettivamente fatte vengono poi finalizzate con un appuntamento, oppure quanti degli appuntamenti effettivamente vedono poi il cliente che si presenta. Avevamo già definito questi tre misure di input, semplicemente faccio il rapporto tra una e l'altra e ho questi indicatori. Quindi stiamo parlando di indicatori di qualità e in particolare di conformità dell'input. Quality, in particolare input. Frazione di contatti, richieste che si concretizzano in appuntamenti. Altro indicatore potrebbe essere la frazione di appuntamenti con esito positivo. Allora, in un caso conto il numero di richieste che vengono fatte rispetto a richieste di appuntamenti rispetto alle richieste pervenute. Nell'altro caso conto il numero di clienti che si presentano all'appuntamento rispetto agli appuntamenti fissati. Qui utilizzo i tre indicatori che abbiamo definito all'inizio, che sono questi qua. Numero di appuntamenti diviso il numero di richieste e il numero di veicoli presi in consegna diviso il numero di appuntamenti. Quindi 1 è uguale a, scusate, numero di appuntamenti diviso numero di richieste. L'altro è uguale numero di veicoli presi in consegna diviso il numero di appuntamenti per un tagliando. Ovviamente, essendo tre fasi successive a cui misuro l'input, questi indicatori sono entrambi compresi tra 0 e 1 e io vorrei che questi indicatori fossero il più vicini a 1 possibile, cioè vorrei che tutte le richieste si concretizzassero in appuntamento e che
tutti gli appuntamenti vedessero il cliente che si presenta. Conformità interna. Qui devo andare a verificare i casi in cui non riesco a, per qualche motivo, a fare il tagliando o l'operazione richiesta. Posso andare a vedere in quanti casi non riesco a fare il tagliando perché mi manca il pezzo di ricambio, oppure per qualche altro motivo. Ho il numero di casi in cui l'intervento che devo fare va oltre il tagliando perché mi accorgo di un qualche guasto maggiore. La conformità all'output. Per l'output, allora posso andare a vedere in quanti casi io riesco a consegnare il mio, la mia auto nei tempi previsti e poi in quanti casi il preventivo che ho fatto all'inizio corrisponde al costo finale. Affidabilità interna e in output. Affidabilità interna di solito la misuro sulle risorse materiali, quindi vado a vedere quanto spesso ho dei guasti nelle mie risorse. L'affidabilità in output in questo caso potrebbe essere la percentuale di clienti che tornano perché il lavoro fatto durante la revisione non è stato corretto. E poi la customer satisfaction, che è ovviamente una misura della qualità in uscita, di solito viene fatta tramite un sondaggio. Per alcune case automobilistiche, ad esempio, è la casa madre che chiede direttamente al proprietario dell'auto se è soddisfatto o meno del servizio ricevuto presso l'officina autorizzata. Quindi non è fatta neanche dall'officina stessa, ma viene fatta da una terza parte. Poi l'officina riceve queste informazioni, per cui il sondaggio è un'informazione che entra dall'esterno, fornita dalla casa madre. Infine, considerando il servizio complessivo, ho i soliti indicatori. Questi sono abbastanza standard. Tempo di risposta e tempo di lead. Quindi il tempo di risposta è il tempo di consegna, quello che avevamo visto prima essere anche il tempo l'utilizzo del tempo. Il lead time è il tempo dal momento in cui io faccio la richiesta al momento in cui ottengo la macchina. On time ratio, avendo fissato un tempo di riconsegna dell'auto
e la percentuale di casi in cui io riesco a riconsegnare l'auto nel tempo previsto, quando il cliente si presenta l'auto effettivamente ha finito il tagliando, perfect order ratio è la percentuale di casi in cui io sia la riconsegna del tempo sia un costo che entro il preventivo fatto, quindi non dei costi extra che sono stati aggiunti dopo. Flessibilità riguardo ai clienti, in questo caso potrebbe essere la percentuale di auto che richiedono un'operazione di manutenzione più pesante del semplice tagliando, e che io comunque sono in grado di svolgere. Quindi in realtà questi indicatori, response time, lead time, on time ratio, perfect order ratio e flexibility towards customers, sono abbastanza standard e quindi non richiedono una particolare personalizzazione. Gli altri invece richiedono di conoscere qual è il tipo di processo. Allora, riepilogando, io parto da un processo di cui posso avere un modello che mi aiuta nel capire come funziona, per questo processo posso definire vari indicatori. Quali sono gli indicatori? Beh, sono quelli che abbiamo visto qui nel nostro tabella di riepilogo. Abbiamo quelli generali, che riguardano quindi i volumi di input e di output, le risorse umane disponibili, quelle materiali, l'inventario e altre risorse. Abbiamo quelle di efficienza, costi unitari, produttività unitaria e utilizzo delle varie risorse. La qualità, che si traduce in termini di conformità dell'input, dell'output e anche interna, l'affidabilità e la soddisfazione dei clienti. E infine gli indicatori generali, possiamo dire probabilmente universali, di qualità del servizio, quindi response time, lead time, on time ratio, perfect order ratio e flexibility towards customers. Non è detto che tutti questi indicatori, tutti questi tipologie di indicatori trovino applicazione nel processo che stiamo considerando. È probabile che invece per un particolare tipo di indicatore nel mio processo io possa definire più KPI che misurano aspetti leggermente diversi di un unico attributo del mio processo. Un'altra cosa da tenere in considerazione è il fatto che i KPI sono definiti in generale e poi possono essere aggregati o disaggregati secondo una serie di dimensioni. Una dimensione standard è ad esempio il tempo. Per indicatori puntuali io posso andare a vedere l'evoluzione nel tempo, quindi posso decidere in che punto misurarlo. Per altri indicatori, ad esempio quelli che contano degli eventi che avvengono
durante l'esecuzione del processo, invece quello che mi interessa è la finestra temporale su cui li misuro. Quindi ho due istanti, un inizio e una fine. Quindi l'ampiezza di questo intervallo e inizio o la fine mi identificano un periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è fondamentale perché quando combino più misure dirette per andare a costruire una misura indiretta, una derivata, devo fare molta attenzione a utilizzare lo stesso periodo di riferimento, altrimenti il rischio di avere dei dati che non siano coerenti tra di loro. Quindi in generale lo schema con tutte le tipologie è una specie di checklist che si può utilizzare per andare a capire quali tipi di indicatori vedere se sono applicabili al nostro caso e se sono utili. Direi che con questo per oggi abbiamo chiuso.